Ciao Massimo, oggi sabato 6 giugno, ci vediamo per un'altra puntata appunto, degli Illuminati, Council on Foreign Relations, il famoso CFR, appunto, che tanto potere ha negli Stati Uniti, ma direi anche nel mondo, cioè nel senso che negli Stati Uniti puoi decidere quelle che sono anche le politiche mondiali. Questo è un dato di fatto ormai che chi si informa lo può scoprire tranquillamente da solo. Allora, bando alle chiacchiere, quindi ti do subito la parola, anche perché oggi entro massimo un'ora dobbiamo finire per tante ragioni, quindi ti do la parola subito, così per i nostri amici che aspettano questo tuo puntato con grande interesse. Prego. Sì, grazie Vado. Un saluto a tutti. Intanto devo dirvi una cosa veloce. Se qualcuno per caso avesse richiesto il PDF dei lavori precedenti e non l'avesse ancora ricevuto, me lo richieda di nuovo perché fra i tanti nomi può darsi che mi sia anche dimenticato qualcuno. Quindi adesso oggi iniziamo la terza puntata, terza e ultima puntata dedicata all'Illuminato e il Council on Foreign Relations. Nella prima parte finiremo l'intervento di Mr. Fagan. E nell'ultima parte, se c'è tempo, c'ho molte cose da dire, comunque se c'è tempo farò altre considerazioni prese da altri testi. Allora, siamo rimasti a questo punto. Vi leggo l'ultimo paragrafetto dell'intervento precedente. E dove vanno a finire? Quindi siamo già fega, ok? E dove vanno a finire le centinaia di miliardi di dollari che confiscano ogni anno dai guadagni della mandria comune io e te? Bene, per prima cosa c'è il trucco degli aiuti a paesi esteri che ha dato miliardi al comunista Tito, oltre a doni di centinaia di aerei a reazione, molti dei quali sono stati consegnati anche a Castro, oltre all'addestramento dei piloti comunisti in modo che possano abbattere meglio i nostri aerei. Miliardi alla Polonia russa, miliardi all'India, miliardi a Sukarno, Indonesia. Miliardi ad altri nemici degli Stati Uniti. Questo è ciò che l'emendamento numero 16, che è quello che permetteva l'imposizione delle tasse, così scrupoloso, ha fatto alla nostra nazione e al popolo americano. A te, a me, ai tuoi figli e ai loro figli. Però cominciamo a Ah. leggere l'intervento di oggi. Tanto per Tanto per cambiare. cambiare. Sì, è stata una creazione, come ha detto la volta precedente, le tasse non erano previste nella Costituzione originale sui soggetti fisici, erano soltanto a carico delle corporazioni. Quindi quando oggi si dice che è necessario pagare le tasse, è una grande bugia. Andiamo avanti. Il nostro governo federale, controllato dagli Illuminati e dal CFR, può garantire lo stato di esenzione fiscale a tutte le fondazioni e al mondo pro-rosso, come il Fondo per la Repubblica. Ma se tu o un'organizzazione patriottica sei troppo apertamente filoamericano, possono terrorizzarti, intimidirti, se trovano una virgola fuori posto dalle tasse, minacciarti con sanzioni, multe e persino prigione. I futuri storici si chiederanno come il popolo americano avrebbe potuto essere così ingenuo e stupido da far accadere tali avvenimenti. E con quello che è successo con la Federal Reserve Act e con l'emendamento numero 16. Bene, non eravamo ingenui e non eravamo stupidi. La risposta è che ci si fidava degli uomini che avevamo eletto per salvaguardare il nostro paese e il nostro popolo, e non avevamo nemmeno una vaga idea di nessuno dei due tradimenti, fino a quando non li abbiamo capiti. Sono stati i mezzi di comunicazione di massa controllati dagli Illuminati a mantenere la nostra gente ingenua, stupida e inconsapevole del tradimento commesso. Ora, la grande domanda è: quando la gente si sveglierà e farà ai nostri traditori ciò che George Washington e i padri fondatori fecero a Benedict Arnold, che fu un traditore della guerra di Tennessee. In realtà, Benedict Arnold era un traditore da poco rispetto ai nostri nostrani a Washington. Ora torniamo agli eventi che hanno seguito lo stupro della nostra Costituzione mediante l'approvazione della Federal Reserve Act e dell'emendamento numero 16.
Wilson era completamente sotto loro controllo? Le menti della grande cospirazione misero in moto il passo successivo a quello che speravano fosse l'ultimo per raggiungere il loro governo mondiale, ovvero la prima guerra mondiale. Perché una guerra? Semplice. L'unica scusa per un governo del mondo, per un mondo unico, era che presumibilmente il governo mondiale assicura la pace. L'unica cosa che può far piangere la gente per la pace è la guerra. La guerra porta caos, distruzione, stanchezza sia al vincitore che al perdente. Rovina l'economia di entrambi. Ancora, cosa più importante, distrugge il fiore dei giovani e la loro virilità. Per gli anziani rattristati con il cuore spezzato, le madri e i padri che non hanno altro che i ricordi dei loro figli, la pace diventa essenziale a tutti i costi. E questa è l'emozione su cui puntano i cospiratori per il successo della loro trama satanica. Per tutto il XIX secolo, dal 1814 al 1914, il mondo nel suo insieme era in pace. Guerre come la franco-prussiana, la nostra guerra civile, la guerra russo-giapponese, furono come perturbazioni locali che non influenzarono il resto del mondo. Tutte le grandi nazioni erano prospere e il popolo fermamente nazionalista e fieramente orgoglioso della propria sovranità. Era assolutamente indispensabile per i cospiratori che i francesi e i tedeschi fossero disposti a vivere sotto un governo mondiale, ma anche i turchi, i russi, i cinesi e i giapponesi. È ancora più indispensabile che il Kaiser Wilhelm, Franz Joseph e lo zar Nicola o qualsiasi altra monarchia cedessero volentieri e mansuetamente il loro trono a un governo mondiale. Ma tieni a mente che i popoli di tutte le nazioni sono il vero potere e solo una cosa, la guerra, può far desiderare e chiedere a gran voce la pace. Ma dovrebbe essere una guerra spaventosa, orribile e devastante. Non potrebbe essere solo una guerra locale tra due nazioni, dovrebbe essere una guerra mondiale. Nessuna grande nazione deve essere lasciata intatta dagli orrori, dalle devastazioni di una simile guerra. Il grido di pace deve essere reso universale. Questa era l'idea degli illuminati di Nathan Rocha all'inizio del XIX secolo, quando coinvolsero tutta l'Europa nelle guerre napoleoniche, e con il congresso di Vienna che loro, e in particolare i Rothschild, progettarono per creare la Società delle Nazioni che doveva essere la sede del loro governo mondiale, esattamente come l'attuale ONU. Non entrerò nel modo in cui hanno compiuto questo primo passo per lanciare la guerra. La storia registra che la prima guerra mondiale fu provocata da un banale incidente, il tipo di incidente che Weishaupt e Albert Pike avevano incorporato nei loro progetti. Questo incidente fu l'assassinio di un arciduca austriaco organizzato dalle menti degli Illuminati. La guerra seguì, coinvolgendo Germania, Austria, Ungheria e i loro alleati, le cosiddette potenze dell'asse, contro Francia, Gran Bretagna e Russia chiamati alleati. Solo gli Stati Uniti non erano coinvolti nei primi due anni. Nel 1917 i cospiratori avevano raggiunto il loro obiettivo primario. Tutta l'Europa era in uno stato di miseria. La gente era stanca della guerra, piangeva per la pace e anche il risultato era pronto e doveva arrivare non appena gli Stati Uniti sarebbero entrati in guerra da parte degli alleati e tutto sarebbe dovuto succedere immediatamente dopo la rielezione di Wilson. Per confermare veramente la mia affermazione, molto tempo prima del 17, i cospiratori guidati da Jacob Schiff avevano tutto pronto per scagliare gli Stati Uniti in questa guerra e ora lo proverò. Quando Wilson fece la campagna per la rielezione del 19, lo slogan principale era «Rieleggete l'uomo che terrà i tuoi figli fuori dalla guerra». Ma durante quella stessa campagna il Partito Repubblicano lo accusò pubblicamente che se fosse stato eletto ci avrebbe portato in guerra, ma a quel tempo il popolo americano considerava Wilson come un uomo di Dio
Bene, Wilson fu rieletto e secondo il programma dei cospiratori ci ha portato in guerra nel 1917. Ha usato come scusa l'affondamento del Lusitania, un affondamento anch'esso predisposto. E anche Roosevelt, e un altro figlio di Roosevelt, un altro figlio di Dio, agli occhi del popolo americano, seguì la stessa tecnica nel 1941, quando usò l'attacco organizzato di Pearl Harbor come scusa per lanciarci nella seconda guerra mondiale. Io qui tra virgolette ho scritto organizzato, nel senso che ne era a conoscenza e non fece niente per evitarlo. Ora, esattamente come pianificato dai cospiratori, la vittoria degli alleati fece fuori tutti i monarchi delle nazioni sconfitte, con i popoli confusi e sconcertati e senza leader, pronti per il governo del mondo unico. Ma c'era ancora lo stesso ostacolo, lo zar, che si sarebbe opposto. La Russia questa volta era dalla parte dei vincitori, come era nel 1814 per le guerre napoleoniche, e quindi lo zar sarebbe stato saldamente seduto sul suo trono. Quindi è pertinente notare che la Russia, sotto il regime zarista, era stata l'unico paese in cui gli alleati non avevano mai fatto progresso, né i Rothschild erano stati in grado di infiltrarsi nei loro interessi bancari, e uno zar vincente sarebbe stato un osso duro. Quindi, prima dello scoppio della prima guerra mondiale, attuarono un piano per distruggere lo zar e uccidere tutti i possibili eredi reali sul trono, e questo doveva essere fatto prima della chiusura della guerra. I bolscevichi russi dovevano essere i loro strumenti in questo particolare complotto. Dall'inizio del secolo i capi dei bolscevichi furono Lenin, Trotsky e in seguito Stalin. Naturalmente quelli non erano i loro veri cognomi. Prima dello scoppio della guerra Lenin aveva la sede a Parigi, dopo lo scoppio la Svizzera divenne il suo paradiso. Il quartier generale di Trotsky si trovava nella parte inferiore orientale di New York con i rifugiati ebrei russi. Sia Lenin che Trotsky avevano capelli lunghi e spettinati. A quei tempi quello era il distintivo del bolscevismo. Entrambi vivevano bene, ma nessuno dei due aveva un'occupazione regolare, nessuno dei due aveva mezzi di trasporto e supporto visibili, eppure entrambi avevano sempre un sacco di soldi. Tutti questi misteri furono risolti nel 1917. Fin dall'inizio della guerra accadevano strani e misteriosi eventi a New York. Notte dopo notte Trotsky furtivamente entrava e usciva dal palazzo di Swift. E in quelle stesse notti ci fu un raduno di teppisti, bolscevichi comunisti, sul lato est di New York. I rifugiati russi nel quartier generale di Trotsky si stavano addestrando e tutto era avvolto dal mistero. Nessuno parlava, sebbene fosse trapelato, che Swift stava finanziando tutte le attività di Trotsky. Poi all'improvviso Trotsky svanì e così fecero i 300 dei suoi teppisti addestrati. In realtà erano in alto mare su una nave noleggiata da Swift diretta per un appuntamento con Lenin e la sua gang in Svizzera. Su quella nave c'erano 20 milioni in oro, soldi che finanziarono l'acquisizione della Russia da parte dei bolscevichi. In previsione dell'arrivo di Trotsky, Lenin si preparò a organizzare una festa nel suo rifugio in Svizzera con gli uomini più importanti del mondo. Tra loro c'erano il misterioso colonnello Mandelhaus, che abbiamo già visto, sì, in qualità del messaggero speciale riservato di Schiff. Un altro degli ospiti attesi era Felix Warburg, del clan bancario Warburg in Germania, che stava finanziando il Kaiser e che il Kaiser aveva premiato facendolo capo della polizia segreta in Germania, mentre l'altro banchiere era Paul, quello della Federal Reserve. Inoltre i Rothschild di Londra e Parigi, c'erano anche Litvinov e Kukanovich, Stalin, che era allora conosciuto come il Jesse James degli Urali e il rapinatore di treni. Devo quindi ricordarvi che Inghilterra e Francia erano a lungo in guerra con la Germania e il 3 febbraio del 17 Wilson aveva interrotto le relazioni diplomatiche con la Germania. Però Warburg, il colonnello House, i Rothschild e tutti gli altri nemici, tra virgolette,
erano naturalmente in Svizzera, erano naturalmente, ma naturalmente la Svizzera era un terreno neutrale e i nemici potevano incontrarsi e essere amici. Io ho scritto tra parentesi perché tutti legati da fratellanza massonica. Sì. La festa di Lenin fu quasi completamente distrutta da un incidente imprevisto, quando la nave noleggiata da Swift in rotta verso la Svizzera fu intercettata e presa in custodia da una nave da guerra britannica. Ma Swift informò Wilson di ordinare agli inglesi di liberare la nave con i teppisti di Trotsky e loro. Wilson obbedì, avvertì gli inglesi che se si fossero rifiutati gli Stati Uniti non sarebbero entrati in guerra in aprile come avevano promesso precedentemente. Gli inglesi ubbidirono, Trotsky arrivò in Svizzera e la festa di Lenin partì come da programma. Dovevano ancora affrontare quello che normalmente sarebbe stato l'ostacolo insormontabile, ovvero portare la banda dei terroristi Lenin-Trotsky attraverso i confini fino in Russia. Bene, ecco dove entrò in azione Felix Warburg, capo della polizia tedesca. Caricarono tutti quei criminali in vagoni merci sigillati e giunsero in gran segreto in Russia. Il resto è storia. La rivoluzione russa ebbe luogo e tutti i membri della famiglia reale Romanov furono assassinati. Qui io devo, non mi voglio dilungare, ma ho scritto quasi perché sopravvissero la figlia e il figlio. Però è una storia lunga, adesso è inutile parlarne in questo momento. Ora, il mio obiettivo principale è stabilire al di là di ogni dubbio che il cosiddetto comunismo è parte integrante della grande cospirazione degli Illuminati per la schiavitù di tutto il mondo. Il cosiddetto comunismo è semplicemente la loro arma, la loro parola magica per terrorizzare il popolo di tutto il mondo. La sua creazione in gran parte è stata organizzata da Swift e degli altri banchieri internazionali proprio a New York. Una storia fantastica? Sì, alcuni potrebbero persino rifiutarsi di credermi. Bene, a beneficio di ogni dubbio, ricordo che solo pochi anni fa Charlie Knickerbocker, editorialista del pubblicò un'intervista con John Swift, nipote di Jacob, in cui il giovane confermò l'intera storia e che il vecchio Jacob contribuì con 20 milioni di dollari in oro. Se qualcuno ha ancora un remoto dubbio che l'intera minaccia del comunismo non è stata creata dalle menti della grande cospirazione, citerò un fatto storico. I registri mostrano che quando Lenin e Trotsky progettarono la cattura della Russia, operavano come capi del partito bolscevico. Ora, bolscevismo è una parola puramente russa. Le menti si resero conto che il bolscevismo non poteva mai essere venduto come ideologia a nessuno tranne che al popolo russo. Quindi nell'aprile del 18 Swift inviò a Mosca l'ordine per Lenin, Trotsky e Stalin di cambiare il nome in Partito Comunista e di adottare il manifesto di Karl Marx come costituzione del partito. Lenin, Trotsky e Stalin obbedirono. In quell'anno, nel 1918, venne in essere il Partito Comunista. Tutto ciò è confermato dal Vesper sarebbe College Dictionary, dizionario Vesper, nella quinta edizione. In breve, il comunismo è stato creato dai capitalisti. Così, fino all'11 dicembre del 1918, l'intero piano diabolico dei cospiratori funzionava perfettamente. Le grandi nazioni, comprese gli Stati Uniti, erano stanche della guerra, devastate in lutto per i loro morti. La pace era il grande desiderio universale, così come quando Wilson propose di istituire la Società delle Nazioni per garantire la pace senza lo zar russo, poi vi dico qualcosa sullo zar russo, saltarono su quel carro senza nemmeno fermarsi a leggere la parola fine sulla polizza assicurativa. Questo per tutti, tranne che per gli Stati Uniti. Quello che Swift e i suoi cospiratori meno si aspettavano e che fu il loro unico errore fatale in quella trama. Vedi, quando Swift piantò mise Wilson alla Casa Bianca, i cospiratori presumevano di avere gli Stati Uniti in tasca, ma c'era un uomo al Senato nel 1918 che vide in quel piano ciò che vide lo zar nel 1814. Era un uomo di grande statura politica, quasi
fantastico come Teddy Roosevelt, che è un altro Roosevelt, è molto astuto, era molto rispettato e fidato da tutti i membri delle Camere del Congresso e del popolo americano. Il nome di quel grande patriota americano era Henry Cabot Lodge. Non il falso Cabot di oggi, perché poi ce n'era un altro. Henry Cabot Lodge smascherò completamente Wilson e tenne gli Stati Uniti fuori dalla Lega delle Nazioni. Qui diventa di grande interesse conoscere la vera ragione del flop della Società delle Nazioni di Wilson. Negli anni precedenti, Swift era impegnato nello sviluppo del piano di azione per conquistare il controllo del sistema monetario, la creazione dell'emendamento numero 16, il piano per l'acquisizione della Russia, e trascurò completamente il compito supremo di acquisire il controllo completo dei nostri mezzi di comunicazione di massa. Quella svista fu la causa diretta dell'incapacità di Wilson di portare gli Stati Uniti nella Lega delle Nazioni. Infatti, quando Wilson decise di rivolgersi al popolo per superare l'opposizione del Senato, nonostante la sua consolidata reputazione, si trovò di fronte un popolo solidamente unito e una stampa fedele, la cui unica ideologia era l'americanismo e lo stile di vita americano. Così l'appello della Lega delle Nazioni di Wilson cadde inascoltato. Quella fu la fine di Woodrow Wilson e delle cospirazioni dei grandi umanitari. Abbandonò rapidamente la sua crociata e tornò a Washington, dove morì poco dopo di sifilide come un imbecille, e quella fu la fine della Lega delle Nazioni. Adesso vi voglio far vedere la foto 1, Ubaldo, se è possibile. Sì, vedi? Certo. Vedi la foto 1? Vediamo, ancora qui. Eccola qua. Dovrebbe vedere poi tutta completa. Ora ritorniamo al nostro testo. Che dice? Membership roster, Council on Foreign Relations. Sì, naturalmente quella debacle fu una terribile delusione per le menti delle cospirazioni degli Illuminati, ma come ho precedentemente sottolineato, questo nemico non si arrende mai. Semplicemente decise di riorganizzarsi e riprovare. Schiff era ormai molto vecchio e lento, e la cospirazione aveva bisogno di una nuova leadership più giovane e più attiva. Quindi, ai suoi ordini, il colonnello House e Bernard Baruch organizzarono e istituirono quello che chiamarono il Council on Foreign Relations il 29 luglio del 1921. Il nuovo nome con il quale gli Illuminati avrebbero continuato a funzionare negli Stati Uniti. Gli ufficiali e direttori del Council on Foreign Relations sono composti principalmente da discendenti degli Illuminati originali, molti dei quali avevano abbandonato il loro vecchio cognome e avevano acquisito nuovi nomi americanizzati. Per esempio, Pauly, capo del canale TV della CBS, il cui vero nome era Palinsky. Il CFR ha circa 1000 membri e contiene i capi di praticamente ogni impero industriale in America, come Bloch della Steel Corporation, Rockefeller, re dell'industria petrolifera, Henry Ford II e naturalmente banchieri internazionali. A questo punto voglio farvi vedere dai 1000 membri del 1970 circa, ora sono 5075. Li vedete qui in basso? Sono una nazione, un governo nel governo. Beh, sì, in questo caso sì. E non è l'unica istituzione. Sono... Va bene? Allora andiamo avanti. Anche i capi delle fondazioni esenti imposte sono funzionari e membri del CFR. Ora, solo per confermare questo fatto, menzionerò il nome dei presidenti degli Stati Uniti che erano membri del CFR. Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, George Bush. Ora, c'era molto da fare per il nuovo CFR. Il loro primo lavoro fu quello di creare varie filiali alle quali assegnare obiettivi speciali. Non posso nominare tutte le filiali di questa registrazione, ma sono... Io qui ve le ho messe alcune, ma vado avanti nella lettura. Inoltre, il CFR ha istituito commissioni speciali in ogni stato dell'Unione
a cui hanno assegnato le varie operazioni da condurre a livello statale. Contemporaneamente Roccia li istituirono gruppi di simili al CFR in Inghilterra, in Francia, in Germania e in altre nazioni, per controllare e condizionare il mondo e cooperare per provocare un'altra guerra mondiale. Ricordiamoci che siamo tra le due guerre. Ma il compito principale del CFR, tra i compiti principali, c'era quello di ottenere il controllo completo dei nostri mezzi di comunicazione. Il controllo della stampa fu assegnato a Rockefeller. Così Henry Luce, precedentemente scomparso, fu finanziato per creare una nuova serie di riviste nazionali, tra cui Life, Time, Fortune e altre che pubblicarono anche l'USSR in America, una rivista che parlava della Russia. I Rockefeller hanno anche finanziato direttamente o indirettamente la rivista Look e una catena di altri giornali. Hanno anche finanziato un uomo come Newhouse per acquisire e costruire una catena di giornali in tutto il paese, e compaiono anche Mir come fondatore del CFR, che acquistò il Washington Post, il Newsweek e altre pubblicazioni. Allo stesso tempo il CFR iniziò a sviluppare e coltivare una nuova razza di editorialisti scurrili e scrittori editoriali come Lippmann, Pearson, Matthews e Cannon, molti dei quali sono ancora sulla televisione oggi. Sì. Ovviamente tutto ciò ha richiesto tempo, ma oggi i nostri settimanali pubblicati da organizzazioni patriottiche sono completamente controllati dai terapia del CFR e quindi sono finalmente riusciti a dividerci in una nazione di fazioni che litigano e si azzuffano e si odiano. Ora, se ti chiedi ancora l'origine di queste news, oggi fake news, che leggi sul tuo giornale, hai la risposta. Andiamo avanti, che tanto qui si legge, si ripete un attimino, così andiamo avanti. Ora sappiamo che quando il CFR abbia svolto con successo il lavoro del lavaggio del cervello e la distruzione dell'unità del popolo americano. Come nel caso di Shift, il piano per la creazione di un nuovo alloggio per il governo mondiale avrebbe richiesto un'altra guerra mondiale. Una guerra che sarebbe stata ancora più terribile e devastante della prima. Il CFR si rese conto che le conseguenze della seconda guerra mondiale avrebbero dovuto essere pianificate con più attenzione, in modo che non ci fosse via di fuga alla nuova trappola dell'ONU, come strategia perfetta per garantire che nessuno fuggisse. Ecco come lo hanno fatto. Nel 1943, nel mezzo della guerra, la carta dell'ONU fu scritta da Is, Pavlovsky, Dalton, Trumbly e altri tirapiedi del CFR, mentre il liberal Rockefeller donò la terra per l'edificio dell'ONU. La cosiddetta falsa conferenza dell'ONU fu istituita a San Francisco nel 1945. Tutti i cosiddetti rappresentanti di 50 nazioni si radunarono lì e prontamente la firmarono. Il disprezzabile traditore Algernon Is volò con essa a Washington e euforicamente la sottopose al Senato, eletto dal popolo per salvaguardare la nostra sicurezza, che la firmò senza nemmeno leggerla. La domanda è: quanti dei nostri senatori erano anche allora tirapiedi traditori del CFR? Comunque fu così che il popolo accettò l'ONU e permise al traditore di sua entità Earl Warren, giudice della Corte Suprema, di distruggere virtualmente la nostra Costituzione, basando tutte le sue decisioni traditrici sulla Carta dell'ONU, rendendo tale carta praticamente la legge dell'America. Tuttavia, nonostante tutto il lavoro sporco che doveva essere fatto per consolidare l'ONU, il CFR aveva ancora bisogno dell'aiuto dei nostri leader a Washington, quindi ora sottolineerò la diabolica intelligenza delle menti del CFR. Per la stragrande maggioranza del popolo americano, la nostra politica estera per molti anni è stata un enigma completo. Molti di noi semplicemente non riescono a capire perché questa grande nazione apparentemente si dimostri così impotente nell'arte della
di diplomazia. Non possiamo capire perché i nostri leader siano apparentemente così confusi e sconcertati in tutti i loro rapporti con Mosca, Francia e le altre nazioni dell'ONU. Li sentiamo sempre proclamare che alla luce della nostra schiacciante superiorità economica e militare dobbiamo sempre ricorrere alla forza. Eppure in tutte le riunioni e conferenze del vertice si agitano, balbettano e poi escono con la coda fra le zampe. Non possiamo comprendere gli aiuti stranieri a Tito, un nemico dichiarato, alla Polonia, un nemico dichiarato, e a tutte le altre nazioni comuniste dichiarate. Non possiamo capire perché la spesa di centinaia di migliaia di dollari non sia riuscita a rallentare, figuriamoci a fermare la marcia del comunismo. Siamo perplessi dall'apparente inettitudine del Dipartimento di Stato, del Dipartimento di Difesa, della CIA e delle altre agenzie. Ancora, siamo stati scioccati e sconcertati e inorriditi dagli errori dell'ONU a Berlino, in Corea, in Thailandia, in Katanga, a Cuba, nel Vietnam. Errori che hanno sempre favorito il nemico, ma gli Stati Uniti, ma secondo la statistica, avrebbero dovuto commettere almeno uno o due errori a nostro favore. Non l'hanno mai fatto. Qual è la risposta? La risposta è che il CFR e i loro sussidiari e fantocci a Washington DC, ora sappiamo che il controllo completo della nostra politica estera è la chiave del successo dell'intero complotto mondiale degli Illuminati. Ecco le prove. Scusate se mi dilungo, ma è importante per capire come sono nati, no? Come il Council of Foreign Relations e anche come è nata la Seconda Guerra Mondiale. Come detto in precedenza, Schiff e la sua banda avevano finanziato Lenin, Trotsky e Stalin per l'acquisizione della Russia e trasformato il suo regime comunista in modo da diventare il loro principale strumento per mantenere il mondo in subbuglio e infine terrorizzare tutti. Ma i cospiratori sapevano che la banda di Mosca non poteva diventare un tale strumento fino a quando il mondo intero non avrebbe accettato il regime comunista come il legittimo governo in Russia. Solo una cosa era necessaria: il riconoscimento da parte degli Stati Uniti. I cospiratori hanno pensato che il mondo intero avrebbe seguito la nostra guida e quindi cercarono di convincere Harding, Coolidge, Hoover per ottenere tre senatori di peso importante per ottenere il riconoscimento, ma tutti rifiutarono. A seguito della fine degli anni del 1920, il regime di Stalin era in grave difficoltà. Nonostante tutte le epurazioni e i controlli segreti della polizia, il popolo russo stava diventando sempre più resistente. E questa questione è una questione documentata, ammessa da Liebendorf, che nel 1931 e nel 1932 Stalin con tutta la sua banda erano pronti al volo istantaneo, cioè a lasciare la Russia. Quindi nel novembre del 1932 i cospiratori ottennero il loro più grande colpo di Stato, portarono Franklin Roosevelt, furbo, senza scrupoli e completamente senza coscienza, alla Casa Bianca. Quel traditore ciarlatano, senza nemmeno chiedere il consenso al Congresso, proclamò illegittimamente il riconoscimento per il regime di Stalin. Quello è ciò che fece. Esattamente come immaginavano i cospiratori, il mondo intero con le altre nazioni seguirono il nostro esempio. Automaticamente ciò ha schiacciato il movimento di resistenza precedentemente crescente del popolo russo e automaticamente lanciato la più grande minaccia che il popolo civile abbia mai conosciuto. Il resto è troppo noto per essere ripetuto. Sappiamo che Roosevelt e i traditori del Dipartimento di Stato continuarono a costruire la minaccia comunista proprio qui nel nostro paese e in tutto il mondo. Come sappiamo che ha perpetrato l'intera atrocità di Pearl Harbor per la scusa di lanciarci della Seconda Guerra Mondiale.
sappiamo tutto sui suoi incontri segreti con Stalin a Yalta e su come, con l'aiuto di Garrett, abbia consegnato i Balcani e Berlino a Mosca. In breve, il giorno in cui Roosevelt entrò alla Casa Bianca, i cospiratori del CFR riacquistarono il pieno controllo dei nostri macchinari per le relazioni estere e stabilirono fermamente l'ONU come alloggio per il governo mondiale degli Illuminati. Dopo la debacle di Wilson, iniziarono a formulare piani per ottenere il controllo di entrambi i nostri partiti nazionali, ma ciò ha rappresentato un problema per loro. Avevano bisogno della forza lavoro contrapiedi del Partito Repubblicano e forza lavoro aggiunto per il Partito Democratico, perché il controllo di un solo uomo alla Casa Bianca non sarebbe stato sufficiente. Avrebbero dovuto affiancare a quell'uomo soggetti al Dipartimento di Stato, Dipartimento del Tesoro, del Pentagono, eccetera, eccetera. In breve, ogni membro dei vari gabinetti avrebbe scelto di essere uno strumento per il CFR come Rusk e McNamara, nonostante tutti i sottosegretari e gli assistenti, Ciò dava ai cospiratori il controllo assoluto di tutte le nostre politiche, sia nazionali, più importanti, anche quelle straniere. Quel corso di azione richiedeva un pool di riserva di tirapiedi addestrati immediatamente, pronti a modificare modifiche amministrative e per tutte le altre esigenze. Tutti questi tirapiedi dovevano necessariamente essere uomini di fama nazionale, molto stimati dal popolo, ma anche essere uomini senza onore, senza scrupoli, senza coscienza, facilmente ricattabili. Inoltre, sottolineare che il CFR ci riuscì bene, l'immortale John McCarthy ha rilevato completamente che ci sono migliaia di rischi per la sicurezza in tutte le agenzie federali. Scott McCloud ne ha smascherati oltre un migliaio e conosciuti come il prezzo che Daniel Ortega, presidente del Nicaragua, ha dovuto pagare e sta ancora pagando per la sua esposizione davanti al Comitato del Senato e del Dipartimento di Stato per aver smascherato certi soggetti. E sai che gli uomini del Dipartimento di Stato che hanno consegnato Cuba a Castro non solo sono stati protetti, ma anche promossi? Ora, torniamo al punto cruciale dell'intero complotto governativo mondiale e alle manovre necessarie per creare un'altra Lega delle Nazioni, per ospitare il governo del mondo. Come ho già detto, i cospiratori sapevano che solo un'altra guerra mondiale era vitale per il successo della loro trama. Dovrebbe essere una guerra mondiale così orribile che tutti i popoli del mondo chiedono la creazione di un qualche tipo di organizzazione mondiale che possa garantire una pace eterna. Ma come si può realizzare una simile guerra? Tutte le nazioni europee erano in pace. Nessuno ha avuto litigi con le nazioni vicine e certamente i loro tirapiedi a Mosca non oserebbero iniziare una guerra. Persino Stalin si rese conto che avrebbe significato il rovesciamento del suo regime. Ma i cospiratori dovevano avere una guerra, hanno dovuto trovare o creare una specie di incidente per lanciarla. Lo trovarono in un ometto poco appariscente e ripugnante che si chiamava Adolf Hitler. Uno squattrinato in bianchino austriaco fu un caporale dell'esercito tedesco che trasformò la sconfitta della Germania in un risentimento personale. Iniziò a scatenarsi nella zona di Monaco, a parlare del ripristino della grandezza dell'impero tedesco e della potenza della solidarietà tedesca, sostenne il restauro del vecchio esercito da utilizzare per conquistare il mondo intero. Stranamente Hitler, da piccolo pagliaccio, era in grado di pronunciare un discorso di risveglio rabbioso e aveva anche un certo tipo di magnetismo. Ma le nuove autorità tedesche non volevano più guerre, prontamente lo gettarono l'odioso in bianchino
austriaco in una cella di prigione. Ah ah, ecco l'uomo, dissero i cospiratori, che, se correttamente diretto e finanziato, poteva avere la chiave per un'altra guerra mondiale. Quindi, mentre era in prigione, chiesero a Rudolf Hess e a German Göring di scrivere Mein Kampf e attribuire la paternità a Hitler, esattamente come fece Liebknecht, che scrisse Missione, lasciamo perdere, non è importante. In Mein Kampf, lo pseudo autore di Hitler ha delineato le sue rimostranze e come avrebbe riportato il popolo tedesco alla sua grandezza. I cospiratori hanno quindi organizzato una vasta diffusione del libro tra il popolo tedesco alla fine di resuscitare l'orgoglio tedesco. Al suo rilascio, scusate, organizzato dai cospiratori, hanno iniziato a finanziarlo per recarsi in altre parti della Germania e tenere i suoi discorsi travolgenti. Presto raccolse un seguito crescente tra gli altri veterani della guerra e tra le masse che iniziarono a vedere in lui un salvatore per la loro amata Germania. Ora io qui faccio una piccola breve pausa e vi faccio vedere la foto numero 2. Vediamo se riesci a pubblicarla, la vedi? Sì. Eccola. Questo signore, ecco, questo signore si chiama Bernard Stepfer. Un giornale francese chiamato, ora qui sono io che dico, un giornale francese chiamato Mercury, il 15 gennaio del 1934 scrisse, e nessuno lo smentì, fu Paolo XII a creare Hitler. Andiamo avanti, ora vi cito Paolo un'altra. XII. Questa è una citazione, adesso No, ti scusa, e chi leggo. sarebbe questo Paolo XII? Non sento niente, Ubaldo. Dico, chi sarebbe questo Paolo XII? Scusate, Pio XII, scusatemi, Pio XII, il Papa. Ah, Pio XII, ho Pio, capito. scusate, Pio XII. Ora vi leggo altri due Allora paragrafetti. era cardinale Pio XII quando entrò al potere, eh? Non era Papa, era cardinale. Ma io, va bene, comunque Sì, poi ma no, era... te lo. Può specificare, prego. Sì, scusatemi, ho detto Papa, probabilmente ha ragione. No, non posso Cardinale, farlo, sì, tranquillo. cardinale, cardinale. Il cardinale, sì. Scusatemi, sì, Non c'è non ho. problema, figurati. Allora, poi ora vi leggo due paragrafetti di Edmond Paris, che scrisse un libro, secondo me, molto importante, che si chiama La storia segreta dei Gesuiti nel 1975. Lui dice: si possono trovare solo parole vuote per opporsi alla catasta di prove che dimostrano la colpevolezza del Vaticano e dei suoi gesuiti. Ovviamente sta parlando dell'ascesa di Hitler. Il loro aiuto fu la forza principale dietro il fulmine di Hitler, che, insieme a Mussolini e Franco, nonostante le apparenze, non erano che pedine di guerra manipolate dal Vaticano e dai suoi gesuiti. Vado avanti. Il Führer era salito al potere grazie ai voti del centro cattolico solo 5 anni prima, ma la maggior parte degli obiettivi cinicamente rilevati nel Mein Kampf erano già stati realizzati. Questo libro, il Mein Kampf, una sfida insolente alle democrazie occidentali, fu scritto dal padre gesuita Steffer e firmato da Hitler, quello che vi ho appena mostrato, perché, come molti ignorano, fu la Compagnia di Gesù che finanziò il famoso programma pan-tedesco, come indicato in questo libro, e il Führer lo appoggiò. Allora, su Wikipedia, per quello che può valere, leggo: Steffel aiutò Adolf Hitler nella stesura del Mein Kampf. Fu assassinato nella notte dei grandi coltelli. Andiamo avanti con la lettura di Fagan. Poi, con il suo esercito di camicie marroni, venne la marcia su Berlino.
Ciò richiese molti finanziamenti, ma i Rothschild, i Warburg e gli altri cospiratori gli fornirono tutto il denaro di cui aveva bisogno. Ma Capito? poco a poco Hitler divenne l'idolo del popolo tedesco e questo rovesciò il governo Van Hindenburg e divenne il nuovo Führer. Ma quella non era ancora una ragione per una guerra. Il resto del mondo osservò l'ascesa di Hitler, ma non vide alcun motivo per interferire in quella che era chiaramente una condizione domestica in Germania. Certamente nessuna delle altre nazioni riteneva che fosse una ragione questa per un'altra guerra contro la Germania. Il popolo tedesco non era ancora stato incitato in una tale frenesia per commettere atti contro una nazione vicina. I cospiratori si resero conto che avrebbero dovuto creare una tale frenesia nel popolo tedesco e nello stesso tempo inorridire il mondo intero, nello stesso tempo da inorridire il mondo intero. E per inciso, Mein Kampf era in realtà il seguito del libro di Karl Marx, Un uomo, un mondo senza ebrei, disponibile su internet in inglese. I cospiratori improvvisamente ricordarono come la banda Schiff Rothschild aveva progettato i pogrom in Russia, creando un odio mondiale per la Russia, e decisero di usare lo stesso ingegno trucchetto per infiammare il nuovo popolo tedesco guidato da Hitler e scagliare le persone con un odio omicida nei confronti degli ebrei. Fu tutta una macchinazione, lui sta cercando di dire. Certo. Ora, è vero che il popolo tedesco non ha mai avuto un particolare affetto per gli ebrei, ma non avevano nemmeno un radicato odio per loro. Un tale odio sarebbe dovuto essere prodotto, e questa idea piacque a Hitler, che vide in essa un'idea astuta per renderlo come uomo mandato di Dio, da Dio per il popolo tedesco. Quindi lui era d'accordo. Così, ispirato e allenato abilmente dai suoi consiglieri finanziari, i Warburg, i Rothschild, eccetera, le menti degli illuminati, incolpò gli ebrei per l'odiato Trattato di Vestfai e per la rovina finanziaria che seguì la guerra. Il resto è storia. Sappiamo tutti i suoi campi di concentramento di Hitler e sull'incenerimento di centinaia di migliaia di ebrei, non i 6 milioni e nemmeno i 600.000 rivendicati dai cospiratori, ma era abbastanza. E qui permettetemi di ribadire quanto pochi banchieri internazionalisti, i Rothschild, i Schiff, i Lehman, i Warburg, i Baruch, si prendessero cura dei loro confratelli, che erano vittime dei loro malvagi piani. Ai loro occhi, il massacro di diverse centinaia di migliaia di ebrei innocenti da parte di Hitler non li disturbò affatto. Ai loro, considerando un sacrificio, lo considerarono un sacrificio necessario per promuovere il loro complotto mondiale degli illuminati, proprio come fu necessario il massacro di molti milioni nelle guerre che seguirono. Un altro dettaglio macabro di quei campi di concentramento fu che molti dei carnefici erano stati precedentemente inviati in Russia per acquisire le loro arti di tortura e brutalizzazione in modo da enfatizzare gli orrori e le atrocità. Tutto ciò ha creato un nuovo odio in tutto il mondo per il popolo tedesco, ma non forniva ancora una buona causa per la guerra. Lì Hitler fu incitato a chiedere al Sunderland e ti ricordi come Chamberlain e gli altri diplomatici in Cecoslovacchia e in Francia si arresero a questa richiesta. Tale richiesta portò ad ulteriori richieste hitleriane dei territori in Polonia e nei territori dello zar, qui dice zar francese, io non sono riuscito a capire, comunque l'ho lasciato così, e tali richieste furono respinte. Poi venne il suo patto di non aggressione con Stalin. Hitler aveva urlato odio contro il comunismo, come si era scatenato contro il comunismo,
Ma in realtà il nazismo non è altro che socialismo e il comunismo non è altro che socialismo, dice lui. Ma Hitler non ha tenuto conto di tutto ciò. Ha stipulato un patto con Stalin per attaccare e dividere la Polonia tra di loro. Mentre Hitler marciava verso la Polonia, per la qualcosa non fu mai colpato dalle menti degli Illuminati, Hitler lanciò la guerra lampo in Polonia dalla sua parte. Alla fine i cospiratori ebbero la loro nuova guerra mondiale. E che guerra orribile fu! Nel 1945 i cospiratori finalmente raggiunsero l'ONU e i loro nuovi alloggi per il governo mondiale. È veramente sorprendente vedere come il popolo americano accolse questo disgustoso vestito come una sacralità. Anche dopo che furono rivelati i fatti reali su come fu creata l'ONU, il popolo americano continuò ad onorare questa attrezzatura malvagia. Anche dopo che Alger Hiss fu smascherato come spia e traditore sovietico, il popolo americano ha continuato a credere nell'ONU, anche dopo aver rivelato pubblicamente l'accordo segreto tra Hiss e Molotov, secondo cui un russo sarebbe sempre stato il capo della segreteria militare e il vero padrone all'ONU, cosa che non sapevo. La maggior parte degli americani continuava a credere all'ONU, che l'ONU non potesse sbagliare. Anche dopo che Trygve Lie, il primo segretario generale dell'ONU, ha confermato nel suo libro Per la causa della pace che grazie all'accordo segreto Hiss-Molotov a Visali è stato concesso un permesso di assistenza dall'ONU in modo che potesse perdere il comando dei nordcoreani e cinesi rossi che stavano combattendo la cosiddetta azione di polizia sotto l'ONU, sotto il nostro generale MacArthur, che fu licenziato dal pusillanime presidente Truman per impedirgli di vincere la guerra. Qui è un discorso un po' contorto. Fu quando MacArthur, che stava vincendo la guerra, fu rimosso a che la guerra fosse persa. Questo è quello che vuol dire lui. Nonostante i nostri 150.000 ragazzi assassinati e mutilati in quella guerra, la nostra gente credeva ancora nell'ONU e il popolo ha continuato a considerare l'ONU come mezzo sicuro per la pace anche dopo che fu rilevato nel 1951 che l'ONU utilizzava i nostri soldati in collusione con il nostro Dipartimento di Stato e Pentagono per invadere molte piccole città della California e del Texas al fine di perfezionare il loro piano per la completa conquista del nostro paese. Anche questo non lo sapevo. La così. Parte della nostra gente l'ha dimenticato e ha continuato a credere che l'ONU sia come una benedizione di Dio. Sai che la carta dell'ONU è stata scritta dal traditore Alger Hiss, Molotov e Zwikinski che abbiamo visto precedentemente? Che Hiss e Molotov avevano stipulato all'interno di quell'accordo che il capo militare dell'ONU sarebbe sempre stato un russo nominato da Mosca? Lo sai che il loro incontro segreto di Yalta, Roosevelt e Stalin per godere degli illuminati che operavano come CFR decisero che l'ONU doveva essere sul suolo americano? Sai che la maggior parte della carta dell'ONU è stata copiata parola per parola dal manifesto comunista di Marx e della cosiddetta Costituzione russa? Sai che gli unici due senatori che l'avevano letta hanno votato contro la sua approvazione? Sai che da quando l'ONU è stata fondata la schiavitù comunista è passata da 250.000 a 1 milione di persone? Lo sai che quando l'ONU è stata fondata per assicurare la pace ci sono state almeno 20 grandi guerre incitate dall'ONU proprio mentre incitavano la guerra contro la piccola Rhodesia, ora Zimbabwe? Lo sai che sotto l'ONU i contribuenti americani sono stati costretti a finanziarlo per molti milioni di dollari a causa del rifiuto della Russia di pagare la sua quota?
Sai che l'ONU non aveva mai approvato una soluzione di condanna della Russia e dei suoi cosiddetti satelliti, ma condanna sempre i nostri alleati? Sai che Edgar Hoover, capo dell'FBI, ha dichiarato che la stragrande maggioranza delle delegazioni comuniste presso l'ONU sono agenti segreti e che 66 senatori hanno votato il trattato consolare. Trattato consolare Johnson, con questo trattato Johnson firmò che l'Unione Sovietica nel 1964 il libero scambio tra i due paesi con la guerra del Vietnam in corso. Per aprire il nostro paese alle spie e ai sabotatori russi, sai che l'ONU aiuta la conquista del mondo da parte della Russia, impedendo al mondo libero di intraprendere qualsiasi azione se non quella di discutere ogni nuova aggressione nell'ONU, all'Assemblea Generale? Sai che al tempo della guerra di Corea c'erano 60 nazioni dell'ONU, eppure il 90% delle forze militari erano americane? E praticamente il 100% del costo è stato pagato da contribuenti degli Stati Uniti. E sicuramente sai che la politica dell'ONU durante le guerre di Corea e Vietnam ci ha impedito di vincere quelle guerre. Sai che tutti i piani di battaglia del generale MacArthur dovevano andare prima all'ONU per essere trasmessi a Visalia, comandante dei nordcoreani e dei cinesi russi? E che qualsiasi guerra futura combattuta dai nostri figli sotto la bandiera dell'ONU doveva essere sotto il controllo del suo controllo di sicurezza? Scusatemi, è un po' lungo. Sai che l'ONU, tienimi sotto controllo col tempo, per piacere. Sì, fra un Sai po', quanto 5 minuti abbiamo, eh. mamma mia, non 5 ce la minuti. faccio. Sai che l'ONU non ha mai fatto nulla riguardo alle 80.000 truppe russe che occupano l'Ungheria? Dove erano quando i combattenti per la libertà ungheresi furono massacrati dai russi nel 1956? Ce lo ricordiamo, no? 56, Sai sì. che l'ONU e il suo esercito di pace ha consegnato il Congo ai comunisti? Sai che la cosiddetta forza di pace è stata usata per schiantare, violentare e uccidere gli anticomunisti bianchi nel Katanga? Sai che l'ONU è rimasto fermo e non ha fatto nulla mentre la Cina russa ha invaso Laos e Vietnam? Che non ha fatto nulla mentre invadevano il Goan in India e altri territori portoghesi? Sì, beh, Sai questo. che l'ONU era direttamente responsabile dell'assistenza a Castro? E che non faccia assolutamente nulla alle migliaia di giovani cubani che vengono spediti in Russia per l'indottrinamento comunista? Sai che Aldai Stevenson, vicepresidente americano, disse: il mondo libero deve aspettarsi che gli Stati Uniti perdano sempre più decisioni, cioè abbiano sempre meno peso. Sai che l'ONU proclama apertamente che il suo obiettivo principale è un governo del mondo unico, che significa leggi del mondo unico, corti di giustizia del mondo unico, scuole del mondo unico e una chiesa del mondo unico in cui il cristianesimo sarebbe vietato? Sai che l'ONU ha approvato una legge per disarmare tutti i cittadini americani e trasferire tutte le forze armate all'ONU stesso? Una legge del genere fu segretamente firmata dal santo John Kennedy nel 1961. Ti rendi conto di come si adatta l'articolo 43, paragrafo 3 dell'ONU? La carta afferma che, cito, il Comitato del Personale Militare dell'ONU sarà responsabile attraverso il Consiglio di Sicurezza della Direzione Strategica di tutte le forze armate emesse a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Quindi, quando e se le nostre forze armate saranno trasferite all'ONU, i tuoi figli saranno costretti a servire e a morire sotto l'ONU e il governo mondiale. Questo accadrà se non combatti per portare gli Stati Uniti fuori dall'ONU. Qui ho tagliato un bel pezzo, se no non si Sì. finisce più. Ah, sì, perché sennò è troppo Si lungo. ripete, molte Anche cose perché sono. siamo alla Andiamo fine. avanti. No, hai fatto Andiamo avanti. bene perché hai praticamente hai dato un quadro chiarissimo Sì. di cose che qualcuno aveva già detto e che tu hai confermato in modo chiaro, che più chiaro di così non si può.
Le conferma lui. Ora poi uno può essere d'accordo o meno. Anche qualcun altro che ha indagato queste cose. Addirittura, faccio un esempio, le armi che usavano i nordvietnamiti contro gli americani erano venute dall'America, dalla Russia e poi andavano in America, e poi andavano in Vietnam. Allora, ora non c'è tempo. La volta prossima vi parlo anche di un altro, della vera ragione della guerra del Vietnam. Benissimo, benissimo, è una cosa che mi interessa molto anche me, quindi benvenga questa cosa. Andiamo avanti. Va bene, finiamo. Abbiamo finito. Sì, prego. In conclusione, pochi minuti, ti dico questo, probabilmente sai la storia di come il dottor Frankenstein creò un mostro per distruggere le sue vittime, ma alla fine quel mostro si rivoltò contro il suo stesso creatore e lo distrusse. Bene, gli illuminati del CFR hanno creato un mostro chiamato ONU. Alla maggior parte della nostra gente viene fatto lavaggio del cervello, ingannata e illusa dalla nostra stampa traditrice, dalla TV, dalla nostra radio e dai nostri traditori di Washington. Ma ormai si sa abbastanza dell'ONU per eliminare quell'abito di serpente a sonagli mortali in mezzo a noi. La mia unica meraviglia è: cosa ci vorrà per risvegliare e suscitare la nostra gente alla prova completa? Forse questa trascrizione lo farà. Centinaia o milioni di copie di questa possono farlo. Prego Dio che sia così, e prego affinché questo scritto ispiri tutti voi a diffondere questa storia a tutti gli americani leali nella vostra comunità. Puoi farlo con i gruppi e riunioni di casa, alla Legione Americana, le varie associazioni dei gruppi civici e club femminili, in particolare i club femminili che hanno in gioco i loro figli. Okay. No? Con questa registrazione ti ho fornito l'arma che distruggerà il mostro. Per l'amore di Dio, del nostro paese e dei nostri figli, usalo. Porta una copia di questo in ogni casa americana. Bene, grazie Massimo. Ecco, questa conclusione finale è un po' il proposito di tutto il mio lavoro. Se fosse ma certo, così. Certo, ma hai fatto allora, un grandissimo lavoro. Io chiudiamo, sì. Due parole e poi ti lascio per concludere. Prego, ci andiamo. Prego. Allora, io che ho ancora molti altri materiali, ma ho un materiale da farvi vedere. Ci sentiamo al sabato prossimo. Sarà necessaria una quarta puntata. Questa sì, è la terza puntata, la successiva è la quarta. E parliamo anche della guerra del Vietnam, mi raccomando. Adesso vi faccio vedere come prologo, vi faccio vedere questa foto, se la puoi far vedere. Sì. Questo credo è un'istituzione di cui nessuno sa, credo, in Europa. Sì. Che è l'European Council of Foreign Relations. Sono già qui da anni a lavorare. Ho visto. Ma hai capito? Alla faccia nostra. Vabbè, purtroppo. Bene, grazie Massimo, veramente grazie. Ciao a tutti, alla prossima settimana, grazie. Ciao Massimo, saluto anche a te, ciao.